Buon pomeriggio a tutti, sono lieto di essere stato invitato in questo Ateneo che non conoscevo, sono lieto della presenza del magnifico rettore, del direttore, sono lieto di essere tra amici e colleghi al Super di Antena, del quale mi sono occupato in un libro che uscirà tra due giorni. Il libro si intitola Sovranità. Il libro di Tedesco è un bel libro importante, fa riflettere, attraversa molti ambiti di storia del pensiero politico, ma anche di tutta la storia della letteratura inglese. Riflette con acribia sopra una questione fondamentale, strategica, per quanto riguarda sia la storia del pensiero politico, sia la filosofia politica nella sua forma più raffinata ed estrema, e la questione è quanto c'è rimasto di natura all'interno dell'artificio sovrano. Perché il tema è sostanzialmente questo. La legittimazione profonda, radicale dell'età moderna sotto il profilo politico è che gli esseri umani, poi lasciamo stare il fatto che fossero esseri umani europei, bianchi, eccetera, gli esseri umani hanno il diritto e il dovere di vivere all'interno di un ordine politico costruito attraverso la loro ragione. Cioè, possono non obbedire a nessun comando, questi presenti come comando non giustificato. Un comando non giustificato è il comando che si legittima come autorità, come autoritas, cioè come una forma speciale di potere che ha la sua radice ultima nella trascendenza. Ecco, contro ciò. Il pensiero politico moderno, attraverso alcune strategie, non molte, attraverso alcune strategie, afferma, asserisce che esiste potere politico legittimo solo quando questo potere politico legittimo è costruito da tutti gli individui che ne fanno parte. Vogliamo dire da tutti i cittadini, costruito attraverso, ha ragione, un artificio razionale. Per essere ancora più chiari, questo artificio razionale è tanto costruito che deve sostanzialmente servire agli interessi, chiamiamoli diritti, di coloro che l'hanno costruito. Però deve garantire l'interesse fondamentale, il diritto a rimanere in vita, e poi la libertà personale e poi la proprietà, è quello che vogliamo. Il tema di fondo è possibile costruire un artificio che renda la vita umana razionale e prevedibile, integralmente, cioè potere perfettamente trasparente. Se ci pensate, la nostra Costituzione si fonda su questo assunto, cioè della perfetta trasparenza del potere a se stesso. Non ci sono arcani imperi, non c'è autoritas, non ci sono fondazioni trascendenti, ci sono dei diritti naturali, civili, sociali, politici, che la Costituzione dello Stato riconosce e implementa. Dello Stato è assolutamente prevedibile come quello di una macchina, ma una macchina umanistica, una macchina costruita per l'uomo, non una macchina che gira per se stessa. Bene, purtroppo non è vero. Non è vero, non, ecco, il tema di fondo non è che non è vero per un accidente, per la debolezza degli uomini, per la nostra cecità, malvagità, corruzione, no, non è vero, viene di principio.
Certo, perché dentro questo, dentro i diversi dispositivi, grazie ai quali si costruisce un artificio politico moderno, vi è sempre un vessillo di natura. Cioè, precisamente ciò da cui si voleva fuggire, no? Come diceva lei, l'imperativo fondamentale della modernità è esempio uno stato di natura, si deve uscire dallo stato di natura. Bene, non è così, lo stato di natura opera non accidentalmente, ma strutturalmente all'interno del dispositivo razionale politico, come e perché. Soprattutto tedesco, come ci arriva? Allora, tedesco ci arriva dalla fine o dall'inizio, come volete, cioè da Shakespeare. Shakespeare è una risorsa per tutti ed è una risorsa per i filosofi politici. In tedesco cita abbastanza ripetutamente nel suo libro il libretto famoso di Carl Schmitt, il suo ammeto, che si intitola Ammeto e Elba, dove questo filosofo del diritto e filosofo della politica, Carl Schmitt, appunto, si esibisce in un'interpretazione del dramma di Ammeto, che poi è sostanzialmente uno spin-off del suo ultimo grande libro, della Terra. Tedesco parte da Misura per Misura e da Bernardino, che si rifiuta di farsi mettere a morte. Voi direte, beh, è normale se rifiuta di farsi mettere a morte. Sì, è normale, però certamente il mettere a morte e il rifiutarsi di essere messi a morte significa che il potere politico che legittimamente mette a morte, in questo caso non era neanche legittimo, ma insomma, questo caso è preso come metafora della pena di morte in generale. Il potere politico che mette legittimamente a morte sta facendo qualche cosa che non è molto chiaramente giustificabile sulla base del principio che il potere politico è perfettamente trasparente e perfettamente dedicato a mantenere in vita e garantire la libertà e il benessere dei cittadini. E quello che si rifiuta di essere messo a morte è banalmente uno che ha paura di morire, va bene, però una cosa è aver paura di morire, altra cosa è rifiutare allo Stato il diritto. Si può dire, lo Stato ha il diritto di mettere a morte che ti paga, ma non è perché stai commettendo un grande errore giudiziario. E questo è il discorso. Altro discorso è che io non riconosco nello Stato alcuna superiorità rispetto a me. Ovvero, io sono quantomeno tanto sovrano quanto lo Stato. Posto che sovrano sia da assumersi nella sezione più tecnica del potere superiore non reconoscersi, che non conosce alcun altro potere superiore a se stesso. Allora, il titolo italiano di questo libro, io direi, questo avrebbe dovuto essere non al singolare, ma al plurale. Le eccellenze sovrane in gioco sono due, cioè quella dello Stato che eccede se stesso e quella dell'individuo che eccede se stesso. Allora, quando si incontrano due sovrani, non siamo più dentro una sovranità. Questo è tautologico. Ovvero, non siamo più dentro l'ordine politico unitario dello Stato, ma siamo invece nello Stato di natura, nel quale per l'appunto si incontra una pluralità di sovrani. Gli stati fra di loro sono in rapporto di stato di natura. Ma poi in natura tutti gli individui sono sovrani, cioè ciascuno ha diritto a tutto. Questo produce problemi, sì, però è vero, sono sovrani tanto i soggetti singoli quanto i soggetti collettivi. Allora, questo vuol dire che dentro il rapporto stato-cittadino c'è un elemento di natura. Questo è straordinariamente delegittimante rispetto al discorso di autolegittimazione della modernità politica, cioè che dentro l'artificio non ci sono residui naturali.
senza nessuna distinzione di religione, pazza, eccetera, eccetera. Cioè, la politica è una dimensione di astrazione, di blindness, di cecità, il potere agisce cieco davanti alle differenze, produce uguaglianza. Bene, nel momento della pena di morte ciò non è vero. È un caso, o da qui si può ricostruire una storia dell'idea politica moderna di sovranità che ponga in evidenza non la perfetta coincidenza di Stato e individuo, di Stato e cittadino per la precisione, ma che metta in evidenza la discrasia, lo scarto che sempre e per motivi di principio esiste tra lo Stato e il cittadino, si può. È quello che hanno fatto altri e che fanno in questo libro tedesco, cioè portare alla luce l'elemento di anomia presente dentro il non politico moderno, portare alla luce la non sovrapponibilità della ragione individuale e della ragione di Stato, che stanno una dentro l'altra, sì certo, ma non hanno il medesimo centro, sono scentrate. Per cui a volte lo Stato fa cose che il cittadino non sospetta, a volte il cittadino fa cose che lo Stato non sospetta, e non perché banalmente il cittadino delinque, il cittadino delinque fa cose che lo Stato si aspetta. Lo Stato esiste perché ci si aspetta che qualcuno delinqua. Non c'è niente di eccezionale, di anomalo in un delitto. Tutto è pronto per trattare il delitto, sono pronte le forze di polizia, sono pronti gli ordinamenti giudiziari, sono pronti gli ordinamenti penali, repressivi, punitivi. Tutto è pronto, lo Stato non si sgomenta davanti al delitto. Lo Stato può avere qualche problema di riconoscimento davanti a uno strano personaggio che dice sostanzialmente: tu chi sei? Non ti conosco, non ti riconosco. Ora, guardate, il concetto di riconoscimento lo introduce tedesco con una sorta di spostamento cronologico rispetto al suo uso. Esatto, il concetto di riconoscimento trae il senso sostanzialmente dagli scritti di Enenzi, di Hegel, dove è trattato in modo esplicito, della seconda evidenza della filosofia del 1805-6 e soprattutto la Francia dello Spirito, con un certo anacronismo tedesco lo porta indietro e lo porta a sovrano assoluto, cioè a Giacomo I e a Rossi, quali a loro volta sono molto diversi tra loro, tanto che coloro che sarebbero stati i futuri eredi di Giacomo I di Stuart, quando videro il Leviatano di Oslo, che ci ha bruciato, tanto giustamente avevano capito che quel libro era fintamente assolutistico e realmente rivoluzionario. Perché? Perché un sovrano assoluto, quale si sforzavano di essere sovrani in Cristo senza riuscirci, peraltro, insomma, si sforzava di essere un sovrano che trae la propria legittimità dal proprio padre, dalla propria madre e da Dio. Dio è il sovrano di Dios, tanto per cominciare non è per nulla necessariamente un monarca, perché nel patto fondativo c'è scritto: io cedo il mio potere di governare me stesso a quest'uomo o a questa assemblea di uomini. Può benissimo essere la bella repubblica, poi soprattutto il sovrano trae la propria legittimità da un patto che non è, io di solito questa cosa la dico in modo che lo studente si vede parole, se lo dite il boccio, che non è un patto di subiezione, cioè non c'è un patto fra il sovrano e i cittadini di Mons. Il Leviatano, per l'appunto, è coloro con i quali non si possono scrivere tanto. Il Leviatano nasce tra la propria genesi, origine della civiltà, da un patto orizzontale fra tutti, è un patto di Mons. Come dire, non si può rimanere al mondo uniti se non c'è, se noi, mentre ci uniamo, non costruiamo un
suoi cittadini. Quando la logica, l'intenzione del patto viene messa in discussione, allora
possiamo vedere in lei che il tedesco maltratta un po', secondo me, nel senso che gli dà un'interpretazione un po' troppo antiliberale, e che non era liberale neanche un po', ma diceva le stesse cose che dicevano i liberali da un punto di vista non liberale, non era portatore di una filosofia politica che negasse i principi del liberalismo, semplicemente spiegava che l'idea che la politica deve essere governata dalla ragione deve essere assunta come vera, e tuttavia vista da un punto di vista non individualistico, per cui non direi che per Hegel il soggetto è nulla per lo Stato, perché non è così, perché il soggetto è ripetutamente afferma che la superiorità dei poteri rispetto agli antichi è per l'appunto il fatto che i moderni hanno la soggettività in più degli antichi, no? Direi che il soggetto non è tutto per lo Stato, questo sì. Cioè era così bravo che gli aveva capito che lo Stato non può essere solo un sistema di sicurezza, perché è costretto per la propria logica, in certe circostanze, ad agire in modo tale che quella sicurezza per difendere la quale è stato creato è inalienabile. E lo sa Fiori, cioè non ci dà il fatto conto per caso, dice guarda che combinazione, lo sa Fiori, cioè voi liberali quando pensate che lo Stato sia un'assicurazione vi sbagliate. Liberate, lo Stato ha un'autonomia rispetto al cittadino, un'autonomia logica che un po' individua nella filosofia che ha, cioè nel potere del principe, dell'elemento assolutamente decente del tempo. Non è vero che la libertà non c'è nello Stato, c'è, anzi, ce n'è fin troppa, perché per dire che proprio lo Stato, ciò grazie a cui si supera la libertà liberale e si genera una libertà di consapevolezza, che non è soltanto libertà di libertà, è libertà che consiste nel sapere. Lo Stato è da sé sempre, è ciò che sa. Ma al di là di queste precisazioni, è vero che i neri e soprattutto il dispositivo servo signore, c'è l'idea che il potere ha bisogno di riconoscimento e che senza questo riconoscimento non c'è potere, e che tuttavia questo riconoscimento c'è sempre sotto minaccia, c'è sempre sotto minaccia, cioè il sovrano, il servo, perché riconosce il Signore? Perché ha perso la guerra mondiale, c'era la lotta per la vita e per la morte, lui ha avuto paura e si è arreso, il Signore non ha avuto paura e ha vinto. Dunque il Signore esercita un potere sul servo e il servo riconosce questo. Attenzione, esercita un potere sul servo, non è che lo ammazza, perché se ammazzasse il servo il Signore sarebbe l'immundo senza nessuno che lo riconosce e sarebbe da capo. Vorrei far notare che proprio dalla dialettica servo Signore emerge che se ne può vedere fuori, perché poi la storia per lei, che non è la storia del Signore che scompare, che saluta, non è il potere politico moderno, non è il Signore, la storia è la storia del servo, e è il servo che produce un sistema di autoriconoscimento, di autobuilding e di autoriconoscimento attraverso il lavoro, cioè, per cui alla fine Hegel dice il riconoscimento va bene, quello del servo Signore è superato, mettiamo in piedi un sistema socio-storico di riconoscimento che è sostanzialmente la storia dell'Occidente, e poi arriviamo alla fine col trionfo della ragione, cioè con l'illuminismo, con la rivoluzione francese, che è una splendida aurora. Dunque tutto torna, il riconoscimento è tutto autoriconoscimento e viva, ce l'abbiamo fatta. Irrazionale, reale? No. Nella storia non si genera lo spirito assoluto, non c'è posto. Di conseguenza dobbiamo pensare a quella sorta di fine della storia che era la rivoluzione francese in un altro modo, vederla come, dico, cieco,
Federazione d'Italia si costruisce in Germania, dove c'è la religione protestante, che implica un diverso rapporto tra il soggetto e l'assoluto. E anche lì, dal potere, non ci si libera, al massimo si giunge al riconoscimento, alla libertà come riconoscimento, ma non più riconoscimento di due che si sono fatti la guerra, è il soggetto che riesce a riconoscere tutte le contraddizioni della storia. Ma la soluzione delle contraddizioni non c'è, c'è la conoscenza delle contraddizioni, grazie a quella macchina pensante che è lo Stato. E le contraddizioni restano. E è vero che lo Stato ha bisogno del riconoscimento, anche in lei, proprio perché c'è il riconoscimento dove c'è contraddizione. Ecco, poi abbiamo invece, e questa è la linea che batte davvero tedesco, la linea non tanto del razionalismo Hobbes, che dice beh, perché la macchina funzioni lo mettiamo fin dall'inizio, ci vuole un elemento di natura dentro la macchina, non la linea del pensiero dialettico e per Hegel, cioè la macchina che non è la macchina ma che si chiama spirito funziona grazie alle contraddizioni. E il riconoscimento non ha il superamento di esse. E poi c'è una terza linea del pensiero moderno, del pensiero negativo, che è quello, ripeto, dentro il quale dopo tutto tedesco si muove, che è quella linea che, diciamo, da Nietzsche in poi giù per l'Iran, attraverso Schmitt da una parte, Foucault gli ha dato certissimo nemico dall'altra, riconosce che le contraddizioni ci sono e che non c'è modo né di assumere all'interno della macchina come motore della macchina, Hobbes, né c'è modo di tenersele riconoscendole, Hegel. No, ci sono e sono sempre esclusive e sempre delegittimanti. Ah, questo è il punto. Cioè, il potere per funzionare deve ammettere di essere illegittimo. Lo si può dire in molti modi diversi, lo dice Foucault in un modo, non esiste potere legittimo. Prima di tutto l'ha detto Nietzsche, non ci sono poteri legittimi, ci sono solo dei poteri. Lo dice Derrida in un altro modo, lo dice Schmitt in un altro modo. Non c'è alcuna legittimità a questo mondo, c'è soltanto il conflitto come origine degli ordini politici. Non aspettate di trovare altro. Grattate dietro gli ordinamenti e troverete il rapporto in economia. Basta. Bernardino. Allora, Bernardino è di quest'ultima razza. E di quest'ultima razza c'è uno che dice: tu, Stato, guarda, lo so benissimo che cosa vorresti. Vorresti essere riconosciuto come legittimo. Cioè, vorresti che io dicessi: non tanto io amassi, questo è fin troppo, ma insomma, che riconoscessi che il tuo essere mio nemico non è il tuo essere mio nemico, ma è giusto. E dico, no, non te lo concedo. Io ti riconosco in te un nemico e tu in quel momento riconosci in me il tuo nemico, fra di noi non c'è rapporto. Io non sono tuo subalterno, non sono tuo subito, non sono Abramo, che quello lo chiama e lui dice eccomi ed è pronto a scannare suo figlio. Cioè, semmai sono l'ariete, il poraccio, è quello che fu sostituito, sono la bestia, l'umile, quello su cui la storia passa e lo calpesta e non lo vede, bene, però non ci sto, non ci sto, non ti riconosco come genere. Tu sei natura tanto quanto lo sono io. E beh, l'hai trovata bene, mi sono compiaciuto in privato, adesso lo dico in pubblico, e l'hai trovata bene questa rilettura della storia del pensiero politico in chiave negativa, attraverso Shakespeare. Shakespeare funziona, come dicevo. Bernardino non è parte lì, che giustamente
Pedalino non è nemmeno un rivoluzionario, perché per fare la rivoluzione devi credere allo Stato, ovviamente. In altro Stato, ma nello Stato. Poi puoi dire, no, io faccio la rivoluzione per abbattere questo, sia questo Stato, sia ogni futuro tipo di Stato. Però intanto, se riesco ad abbattere questo Stato, sia pure transitoriamente, provvisoriamente, un pochino, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anni, me lo tengo lo Stato per 70, va? 70, ma così, perché può essere utile. Chi fa la rivoluzione è completamente dentro la sovranità. La sovranità vale perché c'è la rivoluzione vale perché c'è la sovranità. Sono due facce dello stesso procedimento di razionalizzazione dell'esistenza collettiva. Bernardino poi è disgraziato, no? È una canaglia che semplicemente dà la canaglia all'uomo, cioè all'esecutore delle alte opere di giustizia. Dice, no, io non sono, tu sei, tu che sei il prodotto di una legittimità che c'è soltanto delle misure in cui tiene sospeso sulla morte tutti coloro che vorrebbe salvare. Tiene sospesi sulla morte, come Geova che tiene sospeso sulla morte attraverso Abramo, il povero Isacco. In quel momento Geova è sovrano. Perché? Ma perché Isacco e Abramo lo riconoscono e lui, contraddicendo il patto che aveva già fatto con Abramo, cioè contraddicendo il dispositivo razionale, dice, beh, ammazza il tuo unico figlio. Cioè, in quel momento, nel momento in cui c'è la minaccia della morte, il diritto vince. E per la religione, beh, non se ne parla. Non ci sto dentro un meccanismo che esiste e afferma il diritto solo minacciando tal fuori dell'esistenza. Tu sei una canaglia, tu solo lui, non sei neanche tu, siamo alla stessa livello. In ciò Tedesco polemizza anche contro la tanatopolitica di Agamben e gli dice sostanzialmente, caro Agamben, sei troppo e troppo poco radicale, troppo radicale perché per te la storia è tutta storia di gente ammazzata, troppo poco radicale perché non sottolinea abbastanza il fatto che la messa a morte non è violazione del diritto, ma è implementazione del diritto. La Camera parte da Auschwitz, allora dice, vabbè, non c'è il diritto, c'era solo la morte, e quella è la verità di tutto il potere politico moderno. E cioè, è certamente più forte dire la verità tanatologica di tutto il potere politico moderno non è l'assenza di diritto, ma è la posizione del diritto. Nel momento in cui il diritto viene posto, mette in ipotesi, il diritto posto deve mettere come ipotesi di poter fare cose che esulano dalla logica profonda del diritto, cioè anche le vite delle persone, per affermare. E tutti lo devono sapere, e tutti devono dire sì. Questo è il succo del libro, che poi alla fine vado a finire con Hayek, è qualche cosa che mi conferma la mia antica idea che i neoliberisti siano degli inconsapevoli nicciani, nel loro occhio verso lo Stato, nel loro anarchismo. Ripercorrono senza saperlo, forse anche qualche cosa da sapere, dopo di lui sicuramente no, che c'è un legame fra la lettura anarchica dello Stato posta in essere attraverso gli strumenti del pensiero negativo e la natura anarchica delle relazioni sociali posta in essere attraverso il superindividualismo della scuola austriaca. Beh, viene fuori un mucchio di roba questo, un
una serie molto ricca, molto notevole di aperture, prospettive, riflessioni. Il libro è tenuto, non è lungo, è tenuto un pugno bene dall'autore, si capisce dove vuole andare, c'è una coerenza del ragionamento. Di più, non sono niente sorpreso che venga tradotto, che venga fatto circolare il mondo autofono, e questo è esattamente il tipo di libri di filosofia che in quel mondo sono apprezzati, perché tanto non li considerano libri di filosofia, no, in quel mondo la filosofia è solo la filosofia analitica, che come noto non fa libri. Poi tutto quello che non è filosofia analitica non trova ospitalità nei dipartimenti di filosofia, che rifiutano ogni contatto impuro, e trova invece ospitalità nei dipartimenti di giurisprudenza, di linguistica, di storia della letteratura. E questo ci sta a suo modo del tutto perfetto. Sono molto lieto che un prodotto di una riflessione italiana, anche se molto opportunamente tedesco non si scrive con l'Italia, anzi, questa italiana circoli in questo modo nel mondo autofono. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Galli.